Finisce oggi una stagione tormentata e assolutamente da dimenticare per l'Avellino di Massimo Lastelli. Arriva così, irrompete le righe con l'ultimo allenamento mattutino di una parte di calciatori, soprattutto coloro che non hanno giocato nell'amichevole di Crotone. Un test terminato 4-0 per i pitagorici, con le reti messe a segno nella ripresa da Dursi, due volte Gomez e Cernigoi. Biancoverdi che hanno tenuto botta nella prima frazione sotto gli occhi di Ernesto Salvini, con un 3-5-2 composto da Pane tra i pali, Auriletto, Benedetti e Perrone in difesa, Ricciardi e Tito sulle corsie con Garetto, Maisto e D'Angelo in mediana, davanti Marconi e Tuncarà. Una partita che lascia il tempo che trova e che chiude definitivamente la stagione horror dell'Avellino. Da domani calciatori in vacanza e dirigenza ancora di più al lavoro per costruire l'Avellino del futuro. Si avvicinano le comunicazioni ufficiali e si avvicina il periodo più caldo, non solo dal punto di vista climatico, ovvero il calciomercato. Salvini e Rastelli siederanno al tavolo per capire dove e come migliorare la rosa, soprattutto per quale modulo investire e costruire l'Avellino che verrà. Da valutare ci sarà anche la posizione di Ramsey Haia, con il difensore classe 90 che nella giornata di ieri si è sottoposto ad un'artroscopia diagnostica per meniscectomia al ginocchio destro a Bologna. Intervento perfettamente riuscito e avvio dell'iter riabilitativo per il difensore. Saranno poi giorni molto importanti anche per il ritiro estivo, che dovrebbe essere definito la prossima settimana e che si terrà con ogni probabilità verso la metà di luglio.